si riprende a giocare, secondo quarto, 30-13, è finito il primo, coach, ci sono pochi andarsi da fare. Ho visto Scovia avere qualche titolo di coda, ma attenzione, attenzione, non è ancora finita. Non è ancora finita, ovviamente, la pallacanestro riserva sempre delle grosse sorprese. Consolpino ripropone ancora il suo quintetto iniziale, non è stato effettuato nessun cambio nel primo quarto. Mentre anche è stata solo una rotazione per Torino. Sì, Torino riparte con i 5 che avevano terminato il quarto. Palla sotto per Vitali che si svita a destra, è chiusa la linea da passaggio. Capisce di Pignalosa. Tutto Pignalosa. E transizione, beh, va a segnare in scioltezza. Pignalosa prende, recupera palla, avvia transizione, passaggio per Gugli Furlanis. Tutto. In esodo Gugli, però il grosso lavoro di questi due punti della parte Pignalosa, chiaramente. Danda palleggio arresto sotto per Raucci che trova la porta chiusa, palla ribaltata per Tassona, crossover, tiro finisce sul primo ferro e Raucci fallo in attacco, trovano tutte le porte chiuse, non hanno concesso niente in difesa, niente. Difesa. E c'è un altro cambio, esce Vitali e rientra il entrato Ficetti. Ficetti che anche lui è il primo di solito cambio rotazione, 44% da 3. E c'è un cambio anche per Furlanis e per Baroni. Scutiero Drigo. Quindi fanno la loro apparizione in campo anche Scutiero e Drigo. Entrambi ottimi tiratori. Da 3. Ebbene sì, Scutiero si accomoda ancora in cabina di regia lasciando piazza a fare la point guard. Scutiero che anche lui in questa ultima giornata ha trovato una forma strepitosa. Ha trovato i punti che non trovava all'inizio. Hai ragione, un'efficacia al tiro notevole. Qui Pignalosa pasticcia con la palla, per fortuna è rimessa in zona d'attacco. 6 secondi. Si andrà quindi per una soluzione rapida, sicuramente un tiro. Cambiano infatti il posizionamento, doppio blocco per Scutiero, è solo una finta. Drigo. Drigo riceve Pignalosa da 3. Che va sbilanciato sul piazza, rimbalzo in attacco d'astuzia di rapina, sì sì, quindi nuova azione di attacco per Consolpino. Scutiero pensa al tiro, invece ribalta per Pignalosa che forza l'entrata, perde equilibrio, palla e quindi palla recuperata, subisce fallo Danna da Scutiero, il suo primo fallo in questa partita. Ma secondo me ha fatto bene, la situazione falli non è assolutamente preoccupante, perché permettergli di rialzare la testa quando rubano un pallone? Sì, beh, hanno commesso due falli di squadra entrambi nel primo tempo, per cui i falli ne hanno da spendere a Iosa. A Iosa è entrato anche Mollura, credo che sia in classe 93 per Raucci, è comunque nelle rotazioni disponibili per il Torino per Coach Guidi. La palla gira lontano dall'area, adesso forza l'entrata, viene ribaltata per Tassone, sotto per Mollura, uno contro uno con Drigo, scarica per Tassone che spara il suo jump, a ribalzo Drigo commette fallo su Mollura. Qui Drigo ha qualche problema di tonnellaggio con Mollura. Sì, è bello stazzato. Sì, si è fatto tagliare fuori sul rimbalzo, a quel punto. Ha cercato di recuperare, ha commesso fallo, secondo fallo di squadra, primo fallo personale per Drigo, sotto da, direttamente dalla rimessa. Ingenuità. Segna Tassone, andrà in lunetta per il tiro libero supplementare, potenziale gioco da 3. Va bene che abbiamo falli da spendere, però spendiamoli un po' meglio. Sì, non spenderne 2 in 5 secondi, possibilmente. Un canestro e fallo, vabbè, capita, dai. Quindi Tassone mette a segno il 16° punto, 32-16, quando sono 8 i minuti che mancano alla fine del secondo quarto. Riceve Drigo, blocco di Guerci, riceve Scutiero, arresto tiro, no, alla piazza, passaggio per il capitano. Comodo, comodo, comodo. È incredibilmente on fire. Pasticciano qui Danna e Persico. Riceve sotto, Mollura va a tirare, palla che danza sulle mani, l'arbitro non sa a chi dare la rimessa, la dà a Torino. Torino. Vediamo se ci facciamo sorprendere anche stavolta sul taglio sotto.
si apre, no. Tassone per il tiro da due, metà segno, molto bravo. Giocatore ancora... sicuramente più efficace del Torino in questo frangente. Sì, con Vitali altalenante, Danna sta incidendo. Forza l'entrata Pignalosa per Guerci, ribaltamento, palla per Scutiero, palla lunga, va in cielo Drigo, viene fischiato un fallo. A Drigo è secondo, credo. Sì, stranamente viene fischiato dall'arbitro che era sul lato opposto. Sì, si sono guardati, non vedendo cosa succedeva alle spalle del giocatore del Torino. Ma... no, ha ricostruito l'azione indirettamente vedendo il giocatore di Torino che cadeva in avanti. Sinceramente non saprei dirti, sì, beh, si sono toccati. Sono affiscato lui che li aveva di fronte. Non doveva darlo allora. Ancora uno contro uno, finta, Tassone si svita, mette a segno anche questo, sta diventando un problema, segna solo lui. Sì. Per Costolpino 34-20 il punteggio, quindi mini break per il Torino che accorcia e riduce lo svantaggio. Sì, senza pagare dazi. Tiro sotto per Drigo, uno contro uno con Mollura, niente, sullo spigolo del tabellone il tiro di Drigo. Palo. Momento e di, lamenta un fallo. Momento di appannamento per Costolpino in attacco, uno contro uno. Il fallo di Scutiero, buono canestro. Di Scutiero e potenziale gioco da tre ancora per Ficcetti. Furlani Sebaroni di nuovo in campo. Mi sa che gli ultimi entrati saranno anche quelli che usciranno. Sì, sono... Scutiero. Infatti. Siamo parziali di 4-9 dopo 4 minuti. E Drigo che però sta parlando con l'arbitro. Non si accorge del cambio. Non molto contento. Vabbè, ma la partita è ancora lunga, vedremo. Beh, è entrato, ha preso due falli e c'è poco da fare. Non è piaciuto a Cece Sciocca in questo frangente, quindi un pit stop per Drigo dopo 4 minuti di gioco in questo caso. Quindi Piazza cerca di superare Danna, viene ben marcato, palla per il Baronetto, viene anticipato Pignalosa, aumentata un po' la pressione difensiva di Torino, viene sì, blocco esatto. Di Guerci. Palla 5 secondi per Guerci che spara da due sul secondo ferro, niente da fare. Tutto sommato non un cattivo tiro alla fine, ma comunque Torino ha aumentato i giri in difesa sicuramente. E time out di Ciocca per forza di cose, non è bastato cambiare due giocatori. 34-25, parziale aperto in favore del Torino, che ha dimezzato i suoi punti di svantaggio, erano 17 all'inizio del quarto. E un 12-4 di parziale più o meno, da 30-13. Sì, c'è preoccupato anche dalla fase offensiva che negli ultimi due minuti non ha prodotto tiri efficaci. Ha procurato dei buoni tiri, però chiaramente le medie erano destinate a sporcarsi. Non poteva rimanere così fino alla fine della partita, sarebbe stato è bello. È carnevale però, ogni scherzo male, avremmo potuto anche avere un 100% dal campo. È arrivato già in 2-8. E basta che non arrivi anche il biscotto, sì. Il biscottone amaro. Perfettamente ragione, vabbè, ma Torino doveva comunque crescere per forza di cose, non poteva, una squadra che comunque è due punti sopra, che lotta per le posizioni, doveva per forza farsi concedere qualcosa, dai. Esattamente. Il quintetto base. Si ripiglia a giocare, quintetto base per Costolpino. 6-0-6 il termine, 34-25. Torino però a rifiutare il sangue pressando la rimessa. E frattempo si prepara sul cubo anche Terminator Ciscivè. Terminator! Viene fischiato, fallo di Tassone. Si vedono subito gli effetti del cambio di marcatura. Eh sì, quel qualcosina in più di aggressività che non deve assolutamente mancare. Intanto si prende meritato riposo il capitano Marco Guerci. Riposo e applausi. Ciccive terminato. Guerci che viene utilizzato con parsimonia dal coach Cece. Gioca meno minuti, 20-25 rispetto ai 30-35, quindi può garantire minuti di qualità. Lo scarico subito chiamato in causa per CCV che appoggia malamente sul tabellone. Di sinistro, no, non trova il canestro. Ha rinunciato al tiro Pignalosa, un po' strano perché quando sei lì nel pitturato, nel verniciato bisogna tirare.
Niente, viene fiscato il fallo a Cicivè, subito chiamato in causa nei primi 10 secondi di gioco. Non capisco. Sì, non capisco bene che cosa abbia commesso. 5 falli per Costa Volpino, quindi si trova in bonus, situazione di bonus Costa. Sbaglia il primo Persico. Sbaglia il primo tiro libero, mette a segno il secondo, 34-26. Più 8, quindi riabbiamo una partita, coach. Ma sì, dai, almeno non ci addormentiamo, voilà. Sì, perché tra il caldo e le birre c'era questo rischio. Palla persa, ecco. Si addormenta invece Piazza stavolta. Ecco. Ha fatto quello che non doveva fare. Perché l'ha visto partire con una certa violenza. Antisportivo addirittura. Esagerato, sì, ecco, forse la violenza un po' del gesto, del contatto. Ma assolutamente cercato la palla. Quindi saranno due tiri liberi senza rimbalzo e ci sarà il possesso palla. Ah sì, Torino non ha cambiato molto in attacco, ha cambiato in difesa. Ha alzato il ritmo in difesa come dicevi tu. Costa Volpino non ha più trovato quei tiri facili che aveva trovato all'inizio. 34-27, 5-28 al termine del quarto, secondo libero per il Torino, mette a segno anche questo Danna. Classe 90, quinto assist del campionato, leggevo. 34-28, palla per Tassone, quindi per Danna, 20 secondi per questa nuova azione di attacco per i piemontesi. C'è il blocco, cerca di ricevere sotto, non viene servito. Danna forza l'entrata, scarica per Mollura che spara questa palla. Palla recuperata da Piazza che subisce un contatto, ma non viene fischiato niente. Difesa a tutto campo di Torino, finisce fuori però dal campo il numero 10 Tassone. Toccata da Tassone, qui un tentativo, un passaggio un po' forse rischiosetto. Sì, avevano coperto bene tutte le linee di passaggio rientrando nella transizione Torino. Va bene comunque, dai, di corsa, ci riproviamo. Vediamo, magari in questo Volpino che deve alzare un po' i giri del motore, non deve adeguarsi al ritmo un po' più compassato del Torino. Sì, di Torino. Qui Mollura poc'anzi aveva tentato una sortita in penetrazione, ma Baroni si era ben posizionato. Riceve Piazza, blocco di Cicivè, viene raddoppiato sistematicamente Piazza, c'è il tiro libero, viene servito sotto, si svita, palla fuori per Pignalosa da tre, niente, va fuori. Non va e Cicivè con un attimo di ritardo aveva ricevuto la palla, ha rischiato i passi, ha ribaltato un po' in ritardo. Quindi Dalla in possesso di palla, viene fiscato ancora un contatto a Cicivè, il suo secondo fallo secondo personale. Fallo anche per lui. Due falli di Rigo, due falli di CCV. Su Persico, questo pesce persico. Non è poi così tanto fuori d'acqua. Sì. È sguizzante, fa fatica a contenerlo. A contenerlo CCV, sì. Bisogna cambiare esca. Non dà molti punti di riferimento, CCV non ha ancora interpretato nel modo giusto la difesa. Si piazza a muro, cosa che non deve fare. 29esimo punto. 34 Costa Volpino che ha segnato 4 punti in questo quarto. Pignalosa cerca di avviare, trova gli spazi chiusi nella fascia centrale, quindi tutto da rifare per l'attacco di Costa Volpino. Passaggi che adesso diventano più difficoltosi, sempre molto sulle linee di passaggio i difensori torinesi. Palla sotto per Gugli Furlanis in reverse. Invenzione Furlanis piazza. Con CCV e Baroni molto esterni hanno permesso questi backdoor. È quello che serviva, un canestro di qualità. Punisce subito da tre Tassone e riporta a meno 4 il Torino, 36-32. Con Furlanis che passa a treno sul blocco, ma blocco robusto devo dire, gli ha impedito di andare a difendere. Ancora CCV, si allarga un po', bruttissima roba il lavoro di CCV, fuori per piazza da tre. E la mette, ribatte alla tripla di Torino e ristabilisce le distanze, sblocca Piazza l'attacco. E Furlanis, due attacchi dorati, utilissimi.
niente, airball, airball. Torna in campo Drigo dal purgatorio. Dal purgatorio dopo la pausa, dopo il pit stop di 3 minuti, rientra in campo al posto di Pignalosa. Per Pignalosa alzano un po' il quintetto. Drigo che può giocare sia da 4 che da 3. Sì. Lascerà, immagino, Baroni e Cicive vicino a canestro. Vediamo se è una questione difensiva di maggior copertura a rimbalzo. Vediamo questo nuovo assetto di Costa Volpino. Intanto l'arbitro continua a discutere con Cece. L'ultima volta in pizzeria ho pagato io, no, hai pagato tutti, ricordi male le solite cose. Mi ricordo. C'è sempre qualcuno che vuole pagare lui, allora dopo nascono queste dispute. Veramente leziose. Piazza per Gugi Furlani, il Barunetto riceve, palla per terra, ma siamo in allontanamento, ancora Cicive che non sa bene come attaccare, scarica per il Barunetto, primo ferro, palla. Neanche un brutto tiro, devo dire. Allora, oggi un Cicive non brillantissimo, patisce molto. Palla recuperata di Drigo. In qualche modo comunque ce la fanno, di voglia. Sempre più 7 Costa Volpino, Furlanis da 3 e la mette con dedica. Ci voleva proprio. Ritorna più 10, Furlanis. Si sblocca l'attacco di Costa Volpino, che chiaramente non poteva continuare a non segnare. Palla fuori ancora da 3, solo secondo ferro, rimbalzo di Mattia. Palloni che sta ben contenendo Raucci, molto bene. Drigo attacca la linea di fondo, viene chiusa, riesce a rientrare, però qui la palla era fuori comunque. Drigo, Cicive si pasticciano un po' fra di loro. Fallo di Drigo, terzo fallo, ingenuità. Anche perché manda in lunetta. Lascialo in campo Cece, lascialo in campo, lascialo in campo. Sì, mancano 2:14, il rischio è quello di perderlo definitivamente con un cambio. Sì, sono d'accordo con te. Capitan Guerci non è pronto, non ha finito dalla la calzetta, copertina di gara, la cosa adesso. Deve finire il ricamo, finché non ha finito non può entrare. Non può. Quindi tirano con buona media dai i liberi. Picetti riporta a 33 i punti, porta a 33 i punti, 34 scusate. Vediamo se piazza la zona Torino, no, ancora no. Io me l'aspetto, Raucci e Baroni si toccano. Sì. Quindi molta intensità difensiva, riceve Gugi Furlanis, si libera, scarica per il Baronetto, a basso alto per... Ottimo, Cicive sbaglia un buon canestro, Baroni si lancia sulla palla e se ne impossessa con palla. Qui c'è il fallo di Verri. Intanto è tornato in campo Vitali, il biondone. È rientrato, è uscito dopo 4 minuti di gioco del primo quarto, è rientrato in questo momento la bocca di fuoco di Torino. Vediamo Piazza, si svita a destra e la palla entra. Anche in post basso Piazza. Esatto, ha fatto il Guerci la situazione con Danna. Sì, tutto 44-34 più 10 Costa Volpino. Una difesa un po' alta di Terminator sulle gambe che se l'avversario per caso guarda il palleggio li fugge. Da 3 Raucci, airball! Ancora la tocca bene Drigo che recupera. È già la seconda palla recuperata, importantissima in questa fase per Costa Volpino. Gli manca il canestro. Si alza Drigo. Terminator CCV, la palla per Piazza, porta il blocco. Arresto tiro di Piazza, la palla danza sul ferro e pensavo spazza. Entrasse. Era tirata bene, sì, spazza l'area aperta. Intorno, testa alta, che faccio tiro, ma vediamo cosa succede qua, il Baronetto niente, contiene bene, Danna parte in entrata. Di solo effetto. Sì. Ha tirato un layup con un grip un rampicante, sì, forse con fallo, ma ha barbicato, sì, anche secondo me c'era un tanto abbastanza evidente. Drigo finta il tiro e riapre il gioco, 8 secondi per chiudere, sotto per Cicive, passi, svita, passi, ahimè, passi.
D'altronde qua da quest'anno, caro mio, il passo doble, la virata lo fai palleggiando, se no fiscano sempre basso. Sì, sì, poi questa in particolare era particolarmente evidente. Pignalosa. E comunque Perdrigo. Oggi un CCV Terminator spento. Per il momento sì. 4 al tiro e due palle perse. Sì, un paio di falli. Due falli spesi un po' male. Diamogli tempo, diamogli tempo. Più 8 con Solpino. Quando mancano 24 secondi al termine del secondo quarto, prima della pausa lunga. Vedo una zona. Sì, zona di vedo una zona di Solpino. Vitali, arresto tiro, primo ferro, niente. La palla danza recuperata da Terminator CCV. Apre il palleggio. 8 secondi. 8 secondi, c'è 6 tempo secondi. Per attaccare Gugli Furlanis, uno contro uno. Prende il fallo di Vitali, quindi... Fallo di Vitali, forse addirittura il terzo di Vitali, secondo o terzo, devo guardare. È stato bravo Furlanis qui a non tirare subito, anche se poteva. Secondo fallo. Si è immolato in area. Secondo, sì, secondo sì, fallo. C'era il tempo per giocare l'attacco. Infatti sono rimasti ancora 3 secondi, c'è ancora il tempo per un tiro. Attenzione, vedo un Dardan, Ibrahimi sul cubo. Ed entra al posto di piazza. Si mette su Vitali. 3 secondi e mezzo. Bravo Danna. Adesso tiro Danna, niente, secondo ferro, finisce fuori, il calestro non è valido. No buono. Finisce qua, 46 a 36, secondo quarto.